Esordio di Funambolica al Teatro D'Annunzio di Pescara, a cui siamo con il fondatore nonché direttore artistico della manifestazione, Raffaele De Ritis. Un esordio scoppiettante con uno spettacolo di grido. Sì, il Gran Galà du Cirque è la 15ª edizione di questo festival, che ormai a Pescara è il sold out assoluto per il pubblico di tutte le età. E questa sera è il primo festival di circo al mondo a riaprire dopo il lockdown. Abbiamo artisti di 10 nazioni diverse, vincitori di America Got Talent, detentori del Guinness dei primati, vincitori del Festival di Monte Carlo, arrivano dalla Russia, dall'Armenia, dall'Ecuador, dalla Francia, dall'Argentina, e sono artisti che si esibiscono esclusivamente a Pescara. È l'unica occasione al mondo per vedere questo spettacolo che raccoglie le più grandi star mondiali. Per far fronte alle limitazioni di quest'epoca e per dare a tutti la possibilità di vederlo, lo replicheremo 3 volte. Quindi questa sera è la prima, ma se non si trovano i biglietti si può venire anche domani sera, domenica e lunedì sera, sempre alle 21:15 al Teatro D'Annunzio. E questa sera ci sarà un personaggio particolare, uno dei più famosi al mondo nel suo genere. Sì, la guest star di questo spettacolo è David Larible, sicuramente il clown classico più famoso al mondo. Si è esibito nei 5 continenti, è stato una vedetta al Madison Square Garden e nei più grandi teatri del pianeta. David Larible, cosa gli ha dato questa pandemia? Quale sprone in più, quale motivazione in più per far ridere, sorridere le persone? Ma devo dire la verità che i primi 2 mesi non mi hanno dato niente, ero vuoto ed ero perso. Poi invece, come istinto di sopravvivenza, soprattutto degli artisti, ti aiuta a ritrovare stimoli, a ritrovare una creatività che si era persa in quei 2 mesi perché ti sentivi vuoto, e quando l'artista è vuoto non può creare. Allora ho cercato di trovare stimoli nel pensare e nello sperare che il mondo sia migliore quando questo finisca, e soprattutto pensare che la gente che verrà avrà bisogno di noi, perché mai come in questo momento la gente ha bisogno di sorridere, di emozionarsi, e cosa meglio che il circo o che un clown per fare questo.